Il titolo della mostra è Forma Mentis, figure e geometrie, visione e concetto. Le 22 opere esposte trattano di diversi argomenti, ci sono delle opere che trattano l'argomento della mitologia, ci sono opere geometriche, ci sono opere concettuali e opere legate anche alla natura. Qual è l'elemento comune che le accomuna? È sicuramente il simbolo, la simbologia, che è quindi il linguaggio con il quale viene espresso il contenuto, il significato dei quadri e appunto delle riflessioni, dei pensieri che vengono poi appunto in questi quadri espressi sotto forma di simbologia. Quindi simboli, segni e allegorie. Sì, è la prima personale che viene esposta qui a Napoli. Che la cosa da sottolineare è proprio l'ospitalità che è stata offerta dal Circolo Artistico Politecnico per questa esposizione, per questa personale di Alessandra Casciotti. Per cui noi siamo stati molto onorati di accogliere questo invito, questa ospitalità che veramente dà lustro a questa esposizione. Abbiamo scelto questa mostra, questo allestimento espositivo, dando il titolo appunto di Forma Mentis, visione e concetto, o meglio figure e geometrie, visione e concetto, proprio per esprimere non solo l'universo ideativo figurativo e immaginifico dell'artista, ma proprio la forma mentis di ogni essere umano che in qualche maniera risponde ad archetipi, a modelli, a concetti e che l'arte in qualche maniera, anzi forse nella maniera più pura e più evidente, manifesta ed esprime.